Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori. Siamo in diretta dai nostri studi di Fano TV come ogni giovedì sera per Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Come sempre abbiamo i medici di Marche Nord qui nei nostri studi per parlarci di una patologia, per parlarci di una specialità, di un'unità operativa che lavora nelle strutture di Fano, Pesaro e Muraglia. Questa puntata è dedicata all'urologia e quindi alle patologie e alle problematiche dell'apparato urogenitale, sia maschile che femminile, e a tutto quello che c'è correlato come indagini strumentali, come prevenzione. Parleremo anche di prevenzione e poi naturalmente le istruzioni per l'uso, come sempre facciamo. Importante nella seconda parte della puntata, come sempre, lo spazio dedicato a voi. Questa è un'opportunità unica che Fano TV e che Marche Nord vi mette a disposizione di interloquire proprio con i medici che operano nelle strutture, con i quali chiaramente pazienti e utenti possono avere interazione, possono avere bisogno, e quindi un contatto diretto, occasione più unica che rara che vi diamo. Quindi prenotate già da subito il vostro intervento per interloquire, per fare dei commenti, per fare delle domande, delle considerazioni in ambito naturalmente urologico. Questo è il tema della puntata. Quindi 0721 86 1433, questo è il numero di telefono di Fano TV che ormai dovreste conoscere a memoria, e insomma questo è a vostra disposizione fin da ora. Prenotatevi perché nella seconda parte della telefonata lo spazio è per voi. E quindi annunciamo subito gli ospiti di questa serata. Sono qui seduti nelle nostre sedie. Buonasera, saluto il dottor Buonasera. Beatrici, direttore dell'unità operativa di urologia di Marche Nord, poi la dottoressa Giuliana Gabrielloni. Buonasera, e Gianni Parri, Buonasera. insomma, fa parte questo insomma, manipolo. Siete stati mandati voi in avanscoperta per rappresentare, per tenere alto il baluardo dell'urologia. Allora, dottor Beatrice, noi ci siamo visti in questi giorni, abbiamo come sempre realizzato dei video che vi mostreremo durante il corso della puntata per farvi entrare come sempre nello spaccato all'interno della struttura del reparto, farvi vedere come lavorano, come operano e darvi delle indicazioni utili. Siamo entrati anche in sala operatoria, grazie al dottor Beatrici, proprio mentre c'era un intervento. Vedremo anche di che cosa si tratta e cosa avviene in una sala operatoria. Anche questo è un avvenimento unico che, grazie a Fano TV e a Missione Salute, potete vedere. Magari insomma, non ne avrete mai bisogno di entrare in una sala operatoria, ve lo auguro, però insomma, almeno l'ambiente, insomma, dopodiché vi è familiare. Bene, dottor Beatrici. L'urologia, noi sappiamo poco, nel senso che, o perlomeno sappiamo una frazione, non è solo prostata l'urologia. No, l'urologia non è solo prostata, anche se credo che la prostata la faccia un po' da padrone quando si parla di urologia, in modo particolare in questi periodi in cui il PSA, che è un esame che viene fatto quando si parla di prostata in maniera sempre più diffusa, porta alla ribalta l'argomento prostata. Ma l'urologia non è solo prostata. Essere specialisti in urologia significa occuparsi di tutta la patologia dell'apparato urogenitale. Quindi parliamo di reni, parliamo di ureteri, che sono i collegamenti tra il rene e la vescica, parliamo di patologie della vescica, prostata ovviamente, ma anche pene e testicoli. E per quanto riguarda l'apparato genitale femminile, il nostro coinvolgimento è meno importante ovviamente rispetto a quello maschile, cioè il ginecologo che se ne occupa, ma siamo chiamati in causa anche quando si parla di urologia al femminile, e qui abbiamo anche una rappresentante in questo senso della nostra specialità di sesso femminile, e soprattutto quando parliamo di incontinenza urinaria, quando parliamo di cistiti. Non sono ovviamente le uniche patologie che possono colpire la donna, ma questo forse è il campo di applicazione che vede l'urologo più spesso coinvolto nell'incontinenza urinaria femminile e nelle infezioni del basso apparato urinario.
Bene, insomma, questo è più o meno il canovaccio sul quale argomenteremo in questa puntata. Ringraziamo anche la dottoressa per essere qui presente e rappresentare comunque un aspetto dell'urologia che alle volte può essere misconosciuto, invece ci sono degli urologi donna e quindi insomma dopo parleremo anche di questo aspetto che riguarda questa professione. Allora, guardiamo il primo video che abbiamo realizzato insieme dove il dottor Beatrice ci parla proprio della mission, di che cosa fa l'urologo e quali sono le sue priorità e le patologie che tratta. Guardiamocelo insieme. L'urologia è una disciplina chirurgica, specialistica, che si occupa della patologia, cioè delle malattie, dall'apparato genitale e urinario, prevalentemente maschile. Quindi ci occupiamo di problemi che riguardano i reni, che riguardano la vescica, ci occupiamo di prostata, ma ci occupiamo anche di aspetti di tipo andrologico. La andrologia non è altro che una branca della urologia che si occupa di salute sessuale e riproduttiva maschile. Quindi l'urologia è un po' tutto questo. Oggi come oggi i tumori del rene, i calcoli renali, i calcoli dell'uretere, l'ipertrofia prostatica benigna, per non parlare del cancro della prostata, sono l'argomento che coinvolge nella pratica clinica quotidiana l'urologia e l'urologo. E ovviamente tutta la parte andrologica che coinvolge, ripeto, sia la fase riproduttiva che quella sessuale del maschio. Mi riferisco ai giovani ragazzi con problemi di varicocele piuttosto che all'adulto con disfunzione erettile. Con l'avvento di Marche Nord abbiamo fuso le urologie di Fano, dell'ospedale Santa Croce di Fano e dell'ospedale San Salvatore di Pesaro in un'unica unità operativa complessa che svolge la propria attività nei due presidi. Addirittura abbiamo anche un'attività che viene svolta nel presidio di Muraglia, prevalentemente ambulatoriale. La stragrande maggioranza delle persone che si rivolgono all'urologo lo fanno per problemi di prostata. L'ipertrofia prostatica è l'aumento di volume della ghiandola prostatica, una ghiandola che noi uomini tutti abbiamo e che cresce progressivamente col passare del tempo, determinando prima o poi un cambiamento nelle nostre abitudini menzionali, nel nostro modo di urinare. La crescita di questa ghiandola è molto lenta e quindi possiamo non percepire determinati segnali come un allarme, come la necessità di farsi controllare. Da qui le campagne di informazione che spingono i maschi a farsi vedere dall'urologo, già a cominciare dai 45-50 anni, con cadenza annuale, perché per quanto riguarda il tumore della prostata, quello che possiamo fare oggi è prevalentemente una diagnosi precoce che ci permette di guarire il paziente. Non è solo ovviamente il paziente con prostata che si rivolge all'urologo, abbiamo nel campo del femminile abbiamo il problema delle cistiti, di cui sono frequentemente affette le donne, e poi abbiamo il grosso capitolo della calcolosi dell'alto apparato urinario, intendo rene o uretere, o del basso apparato urinario, intendo la vescica. Abbiamo poi, ancora una volta, un grosso capitolo di patologia urologica che è quello della incontinenza urinaria, che era prima una patologia che colpiva quasi esclusivamente il sesso femminile, mentre oggi, con gli interventi di prostatectomia radicale che vengono fatti in maniera sempre più diffusa, la percentuale di maschi che necessitano di terapie correttive nei confronti di un'incontinenza urinaria che può residuare con l'intervento di asportazione completa della prostata per tumore è molto alto. Ecco, una cosa importante è che un conto è operarsi per un tumore alla prostata, un conto è operarsi per un'ipertrofia prostatica benigna. Sono due tipologie di patologie completamente diverse che richiedono due tipi di interventi completamente diversi, che hanno tempi di ricovero e possibili sequele completamente differenti. Dottor Beatrici, un ventaglio, un'operatività vastissima, quindi insomma veramente avete aree di intervento e anche di metodiche di intervento le più svariate. Sì, indubbiamente tutto quello che è patologia urologica viene trattata a Marche Nord. Non abbiamo assolutamente delle
patologie che non prendiamo in considerazione. Alcune patologie ovviamente sono più frequenti, la fanno da padrone nella pratica clinica quotidiana, altre sono patologie, se vogliamo, di nicchia, però credo di poter affermare che tutta la patologia urologica viene trattata con apparecchiature che sono sicuramente all'avanguardia, alcune addirittura rappresentano una chicca sicuramente per le Marche, credo che avremo occasione di parlarne, certo. E che quindi caratterizzano un'attività di alto livello tecnologico. Abbiamo strumentazioni veramente di alto livello tecnologico. Noi urologi non saremmo mai contenti, vorremmo sempre avere di più. La tecnologia migliora e fornisce continuamente prodotti nuovi. Non sempre nuovo è bello, quindi è giusto anche che ci siano organismi di controllo in questo senso per evitare spese eccessive, soprattutto di materiale che finisce magari in uno scantinato, però con un'attenta valutazione di quello che sono le reali necessità si possono arricchire reparti chirurgici che oggi, come dicevo, abbisognano assolutamente di tecnologia per essere competitivi, ma non per competere tra loro, ma per essere competitivi nei confronti di una patologia che può essere risolta in modo sempre meno invasivo, con ricoveri sempre più brevi e con minor discomfort per il paziente, un più rapido ritorno all'attività quotidiana. Quindi tutto questo credo sia importante. Siamo passati da interventi alla prostata, per ipertrofia prostatica benigna, la cito molto spesso perché in fondo è la patologia più comune, che richiedevano ricoveri di 10-12 giorni, oggi come oggi un paziente che fa una resezione endoscopica della prostata è dimesso in 48-72 ore, viene operato in anestesia periferica, il pomeriggio legge il giornale, il giorno dopo è in piedi. Ecco, questo è quello che oggi succede per quella che è la patologia più frequentemente trattata in un reparto di urologia. Poi ci sono anche interventi più complessi, come recentemente abbiamo fatto, di ricostruzione della vescica con lunghi segmenti di intestino. In questi casi, nonostante tutto, la degenza è ancora una degenza che viaggia nell'ordine dei 8, 10, 12 giorni. Ma sono interventi sempre meno frequenti, cioè meno frequenti, sono situazioni sempre meno frequenti quelle che richiedono così lunghi tempi di ricovero e sono appannaggio di situazioni particolari, di patologie particolari, di malattie particolari come questa che citavo poc'anzi, in cui la vescica viene sostituita e si ricrea un serbatoio per l'urina con un lungo segmento di intestino. Come è strutturata, come è suddivisa, essendo insomma un reparto integrato, cioè l'integrazione, appunto, la suddivisione, come è organizzata la struttura dell'unità operativa? L'integrazione è iniziata un po' di tempo fa e credo che ormai il sistema sia veramente rodato e questo grazie soprattutto all'aver conosciuto meglio, perché già li conoscevo, colleghi sicuramente validi che hanno immediatamente capito che si poteva mettere a vantaggio di tutti l'esperienza che ognuno di noi aveva nel proprio ambito maturato. Quindi fondere insieme Fano e Pesaro è stato un vantaggio dal punto di vista culturale per noi tutti, perché venivamo da scuole per certi versi un po' differenti fra loro. Abbiamo trovato il modo di organizzare i reparti fondendoli e creando veramente un unico reparto che processa, come diciamo noi, la complessità chirurgica medio-alta a Pesaro e viceversa l'attività di day surgery relega a Fano. Ma Fano non ha solo funzione di day surgery, a Fano abbiamo quello che io definisco il volano dell'urologia, perché tutta la diagnostica ambulatoriale, sia quella d'immagine, sia quella endoscopica, le biopsie prostatiche, vengono fatte a Fano. Il grosso dell'attività diciamo di diagnostica viene fatto a Fano. Il paziente poi che ha una patologia che richiede una soluzione chirurgica a complessità medio-alta si ricoverà a Pesaro, il paziente che ha possibilità di essere trattato in day surgery sarà viceversa trattato a Fano. Muraglia ha una sua ragione d'esistere, per noi però ecco, ci limitiamo a fare attività ambulatoriale due volte alla settimana, il sabato mattina e il giovedì mattina.
Ecco, una citazione veloce che volevo fare prima di guardare anche i dati dei ricoveri per dare le dimensioni ai telespettatori, a quelli che ci guardano a casa, di quello che è il vostro volume. E prima, insomma, di andare in onda abbiamo fatto una battuta, insomma, l'urologia riguarda anche i giovani, insomma, non è un paese per vecchi, No, insomma, c'è la assolutamente. branca della prevenzione del varicocele che abbiamo citato Sì, prima, l'ha citato prima, che assolutamente. riguarda comunque una fascia d'età che, insomma, Sì, teoricamente io insospettabile, diciamo. potrei approfittare per ritirare fuori quel discorso che faccio sempre, cioè le mamme portano le figlie adolescenti dal ginecologo, i papà dovrebbero imparare a portare, ma anche le mamme eventualmente, i figlioli dall'urologo. Perché? Perché l'urologia non inizia a 50 anni, l'urologia è una branca della medicina specialistica che si occupa di patologia dell'apparato urogenitale, ma noi siamo dotati di un apparato genitale, urogenitale fin dalla nascita. Quindi immaginatevi il ragazzino con problemi sì, di varicocele, cioè di vene varicose allo scroto, che possono, patologia benigna, ma che può avere un qualche impatto sulla produzione di spermatozoi, sulla produzione dal punto di vista numerico, della morfologia degli spermatozoi, dal punto di vista della mobilità degli spermatozoi. Ma immaginatevi ragazzini con problemi di fimosi, difficoltà di scorrimento del prepuzio sul glande, ragazzini con problemi di testicoli ritenuti. Ci sono bambini che non hanno alla nascita entrambi i testicoli nella borsa scrotale e quindi anche questa condizione è importante che sia indagata. Alle volte può sfuggire a un controllo pediatrico e l'urologo ovviamente ha il dovere di riconoscere e risolvere questo tipo di patologia. Bene, allora questa è la prima istruzione per l'uso che vi arriva dal dottor Beatrici, e insomma, missione salute anche questo compito. Guardiamo il cartello A sul quale abbiamo riportato qualche dato che riguarda appunto chiaramente il 2015, sono dati di ricoveri, abbiamo un numero totale di 1260, gli interventi rene-uretere 268 con o senza neoplasia, li abbiamo messi insieme per necessità grafiche, interventi in via transuretrale 398, e questo insomma è un numero che ci interessa anche per capire dopo perché per voi è stato così importante, la prostatectomia 90 interventi e la calcolosi urinaria 135, insomma, numero globale sono oltre 1200 interventi, insomma, quindi dottor Beatrice, un volume notevole. Un volume di attività importante al quale ovviamente si devono aggiungere altri 360-380 interventi di day surgery, quindi andiamo a oltre 1600 interventi Certo. complessivamente. La chirurgia, i ricoveri ordinari sono ovviamente quelli più pesanti, cioè quelli che coinvolgono quelle patologie a complessità medio-alta di cui parlavamo prima. E beh, evidentemente questi numeri sono possibili perché in questo momento l'urologia di Marche Nord ha un bacino d'utenza di 360.000 abitanti, cioè siamo l'unica urologia della provincia. Quindi tutto quello che succede di urologico arriva a noi. Considerate che noi quotidianamente, al di là dell'attività programmata, affrontiamo due o tre urgenze più o meno importanti, dal trauma al calcolo incuneato nell'uretere con rene dilatato, febbre, coliche violente, quindi è la quotidianità questa per noi. Bene, coinvolgiamo subito la dottoressa Gabrielloni che insomma, è una team leader, si dice così, è la team leader di un team appunto, che è un team che si chiama Per Step Team, che svolge una funzione molto importante e che voi chiaramente siete all'avanguardia in questo senso, il reparto di urologia di Marche Nord è all'avanguardia in questo senso. Che cos'è? Spieghiamo perché è così utile avere questo team. Allora, il Per Step si chiama, è un'iniziativa che è nata a livello nazionale, alla quale noi come Ospedali Riunite Marche Nord abbiamo aderito e praticamente è una collaborazione fra urologo, oncologo e radioterapista, per cui i nostri primari hanno aderito a questa iniziativa e noi discutiamo settimanalmente i casi clinici che
che sono diciamo più impegnativi o che richiedono una discussione collegiale, e quindi è un vantaggio diciamo per il paziente, perché possiamo discuterne noi diciamo specialisti, e poi dopo viene redatto un documento, praticamente una lettera che viene firmata collegialmente, dove insieme si decide qual è l'indirizzo sia diagnostico sia terapeutico adeguato per quel paziente. Quindi evitiamo al paziente di dover prendere appuntamenti per fare una visita magari prima dall'urologo, poi dall'oncologo o dal radioterapista. E questo è un percorso diciamo molto utile, e soprattutto è un percorso che a livello diciamo uro-oncologico è molto importante, e ci ha permesso quindi di agevolare i pazienti, di abbreviare anche i tempi d'attesa, anche per poter fare dei trattamenti sia chirurgici sia diciamo chemioterapici o radioterapici. E quindi è una bellissima iniziativa, e penso che sia per il paziente un grosso successo. Sicuramente anche di conforto, perché spesso quando trattiamo di patologie altamente impattanti, invalidanti sulla persona e su chi gli sta accanto, avere dei percorsi ben tracciati, ben delineati, sapere quello che abbiamo davanti e avere qualcuno che ci ha indicato la strada senza doverci barcamenare nei meandri che alle volte non sono così familiari come per alcuni, è un conforto e un supporto maggiore, insomma. Anche perché, dottor Beatrici, il tumore nel vostro ambito è la prima causa di mortalità, quindi è una fetta importante. Sì, parliamo di tumore alla prostata, certo. Ovviamente. Sì, il PERSTEP è ovviamente un percorso che nasce per la gestione integrata del cancro alla prostata, e ha proprio il significato di poter offrire, come diceva la dottoressa, di poter offrire una visione integrata uro-oncologica e radioterapica al paziente. Il tumore alla prostata, sì, è la causa più frequente di malattia di cancro nell'uomo. L'invecchiamento della popolazione e la diffusione della metodica della determinazione del PSA ha fatto in qualche modo esplodere la questione. Ora ne approfitto, perché questo sicuramente è un'occasione ghiotta, per dire che il PSA non è espressione di malattia o non malattia alla prostata, cioè avere più di 4 di PSA o 3,2 come è adesso, o avere meno di 4 di PSA o di 3,2 non significa star bene o star male. Io ho persone che vengono a visitarsi per problemi di calcolosi renale, chiedo sempre loro, nella intenzione di valutare a 360 gradi il paziente, anche se ci sono problemi di prostata. Alcuni mi dicono: no, la prostata non ce l'ho, il PSA è normale. Ecco, questo non è assolutamente vero. Considerate che il 20% dei tumori alla prostata viene diagnosticato in persone che hanno un PSA sotto 4. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il PSA cresce troppo rapidamente, pur rimanendo all'interno dei range di normalità, questo può essere espressione di una malattia che sta comparendo. Ma una visione molto moderna che si sta oggi concretizzando è quella di cominciare a considerare il tumore della prostata non più come una malattia che va sempre e comunque operata. Situazioni in cui il tumore alla prostata potrebbe rappresentare una malattia indolente. L'esempio più semplice che si fa sempre è il gattino e la tigre, cioè quando noi facciamo una diagnosi di cancro alla prostata non sempre è facile oggi sapere se si ha a che fare con una neoplasia a bassa aggressività, e quindi trattabile magari anche con una terapia che noi chiamiamo sorveglianza attiva, cioè non ti opero ma ti tengo d'occhio, se le cose cambiano intervengo, piuttosto che operare immediatamente il paziente. Quali sono i vantaggi di un atteggiamento di questo tipo? Beh, procrastinare nel tempo l'insorgenza di eventuali complicanze, quale l'incontinenza urinaria o la disfunzione erettile, o addirittura evitare questo tipo di complicanze. La sorveglianza attiva è oggi come oggi un metodo che ci permette quindi di offrire al paziente, a determinate categorie di pazienti, perché ovviamente io sto semplificando al
al massimo, ma certo, ci sono criteri ben precisi da utilizzare per poter dire questo paziente lo devo operare o questo paziente non lo devo operare. Ecco, in questo momento questi criteri ben precisi sono comunque criteri che prestano il fianco a delle lacune di tipo scientifico, cioè noi non sappiamo sempre prevedere con certezza quale sarebbe stato il futuro della malattia. Ci sono degli studi in corso importanti, noi ci auguriamo di poter avere nel giro di non tanto tempo nuovi marcatori che ci permetteranno proprio di distinguere tra, una volta fatta diagnosi di tumore, tra quelli che devono assolutamente essere operati, tra quelli che possono non essere operati perché non daranno mai fastidio al paziente. Purtroppo oggi come oggi, spesso e volentieri, nel dubbio si opera, anche perché il paziente al quale tu proponi, vabbè, stiamo a vedere, sta a vedere per un po', ma almeno il 40% di coloro i quali vengono messi in sorveglianza attiva poi decide di rinunciare a questo atteggiamento, perché l'idea di convivere con una potenziale malattia aggressiva non è facile, non è per tutti. Bene, un altro aspetto che abbiamo toccato un passant nella presentazione è appunto l'incontinenza urinaria, e qui la dottoressa Gabelloni è qui per parlarci di questo. Noi abbiamo naturalmente registrato un intervento sempre nel reparto dove accenniamo a questo aspetto e poi svilupperemo qui in studio. Guardiamolo. L'incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urina che colpisce prevalentemente la donna, perché nell'uomo è raro avere, diciamo, un problema di incontinenza a meno che non abbia una vescica neurologica oppure una patologia, diciamo, tumorale, per cui viene sottoposta a degli interventi chirurgici che possono portare come conseguenza un'incontinenza urinaria. Purtroppo è un problema ancora sottovalutato, perché molte donne diciamo, convivono con questo problema, anche perché per imbarazzo, per pudore non vogliono parlarne con il medico di famiglia, oppure anche se ne parlano magari il problema viene sempre un pochino sottovalutato, il medico dice ma a una certa età è normale perdere le urine e quindi tendono a nascondere il disturbo. Una persona con incontinenza urinaria dovrebbe innanzitutto rivolgersi al medico di famiglia, il quale poi, se non riesce a gestire personalmente la patologia, la invierà dallo specialista, quindi la invierà dall'urologo, e noi valuteremo sia il tipo di incontinenza e sia eventualmente un percorso, diciamo, diagnostico e terapeutico che dovrà fare in base al tipo di incontinenza. Quello che voglio far emergere è che la soluzione per l'incontinenza c'è. Non è la soluzione quella della pubblicità dei pannolini che vediamo in televisione. L'incontinenza urinaria si può risolvere anche con, non solo con terapie farmacologiche, con terapie anche riabilitative, con terapie chirurgiche, e quindi abbiamo moltissime soluzioni, e la soluzione ideale non è sicuramente il pannolone. Allora, dottoressa, la soluzione finale non è il pannolone, insomma, quindi qual è l'approccio giusto, l'approccio corretto verso questa problematica, verso questa patologia? Allora, innanzitutto è parlarne al medico di famiglia inizialmente, e quindi tirar fuori il problema, perché purtroppo il discorso dell'incontinenza altera molto la qualità di vita delle pazienti, e le pazienti tendono a nasconderlo. Il discorso del pannolone come soluzione deve essere assolutamente abolita, questa non è una soluzione. Bisogna fare una diagnosi corretta, perché per ogni forma di incontinenza oggi abbiamo delle soluzioni. Partiamo da terapie di tipo comportamentale, tipo magari dare dei consigli alla paziente, evitare il fumo, l'alcol, tisane la sera, oppure l'obesità, cercare il calo ponderale perché anche l'obesità è un fattore che predispone all'incontinenza. Poi fare una prevenzione attraverso anche una terapia riabilitativa del pavimento pelvico, che è molto importante sia nelle giovani donne dopo il parto e anche nelle donne diciamo, che manifestano questo disturbo.
Se poi diciamo questi atteggiamenti di tipo comportamentale oppure la terapia riabilitativa non riesce a risolvere il problema, bisogna approfondire. Poi lì abbiamo delle terapie farmacologiche a seconda del tipo di incontinenza, oppure abbiamo delle terapie anche di tipo chirurgico. Quindi le soluzioni sicuramente ci sono. Dietro l'incontinenza c'è anche un malessere generale della paziente, quindi la paziente è condizionata anche nella vita sociale, in tutte le situazioni, quindi noi dobbiamo vedere come l'incontinenza come una malattia sociale che purtroppo è ancora nascosta perché le donne non ne parlano, oppure non deve essere considerata una condizione che andando avanti con l'età è normale perdere le urine, perché non è vero. L'età ci predispone a un peggioramento del disturbo, perché noi donne la gravidanza, il parto e poi la menopausa sono tutti fattori che favoriscono diciamo un peggioramento di questo disturbo. Poi anche i prolassi, c'è tutto un discorso dietro, ma la soluzione c'è, l'importante è fare la diagnosi e parlarne, quindi rivolgersi al medico, rivolgersi eventualmente allo specialista per poter quindi risolvere il problema. Perché le soluzioni ci sono. Ci sono, le soluzioni ci sono. E insomma, forse in questo, essendo insomma una donna, no, forse sono anche molto sensibile, esatto, a questo no, discorso. E quindi insomma uno sprone anche sì, certo, alle altre certo, donne a confrontarsi, parlare. A parlarne proprio anche in virtù di questo fatto che può essere agevolante, perlomeno quantomeno il dialogo. Certo. Quando è il caso di fare una biopsia prostatica invece, insomma, volendo essere... Ritornando a parlare di prostata. Esatto. Diciamo che la biopsia prostatica viene fatta ogni qualvolta c'è il sospetto che vi sia un tumore alla prostata. Diciamo che l'indicazione può nascere da un PSA superiore a 10, oppure da un'esplorazione rettale positiva. Cosa vuol dire? Che l'urologo, mentre visita il paziente, percepisce un'anomalia di consistenza della prostata, una irregolarità di superficie. E in questi due casi fondamentalmente si può porre indicazione all'esecuzione di biopsie prostatiche, che possono... Sì, ecco, in questo caso tiravo la volata, nel senso che giustamente volevo introdurre un discorso che è passato così sotto vento, ma che abbiamo colto subito, che è quello della nuova frontiera in questo ambito, per la quale il reparto di urologia e Marche Nord si può porre ancora una volta, anche per questo motivo, in termini di avanguardia e di essere i precursori di questa strada. Di cosa parliamo? Parliamo della fusion biopsy. Ecco. La occasione mi è ovviamente gradita per ringraziare la fondazione della Cassa del Risparmio di Fano, che nella persona del suo presidente, quindi l'ingegnere Tombari, e di tutto il team della direzione, ha su indicazioni della direzione aziendale, perché io ovviamente la richiesta l'ho fatta innanzitutto alla direzione aziendale, che ha accolto la richiesta, e poi la fondazione mi ha dato la possibilità di acquisire una nuova tecnologia per l'esecuzione di biopsie prostatiche. Si parla di fusion biopsy, è una tecnologia che per primi nelle Marche abbiamo. Gli unici ad avere qualcosa del genere in cantiere sono i colleghi e gli amici dell'IRCA di Ancona, che hanno a budget, come si dice, l'acquisto della stessa identica apparecchiatura, che però da noi è già stata deliberata, per cui io spero veramente nel giro di pochissimo di avere la possibilità di fare fusion biopsy. Che cosa vuol dire? Vuol dire che immagini ottenute con una tecnica di risonanza magnetica cosiddetta multiparametrica, che già è in funzione a Pesaro, possono essere trasferite in ambiente ecografico. Un ecografo particolare, un ecografo tridimensionale che ci permette di girare la prostata come si vede nei film spaziali, vedendola in tutti i suoi aspetti. Un trasferimento quindi di immagini dal mondo della risonanza magnetica a quello dell'ecografia, così che il bersaglio che in maniera precisa la risonanza può mettere in evidenza, bersaglio che l'ecografia non sarebbe stata in grado di evidenziare, ecco, quel bersaglio è trasferito in immagine ecografica e noi possiamo pungere in maniera specifica quel nodulo. Questo tipo di tecnica ha alzato tantissimo la detection rate, vale a dire la percentuale di biopsie positive. Considerate che la risonanza magnetica multiparametrica, tra l'altro, mette in evidenza soprattutto tumori della prostata di alto grado, cioè quelle forme aggressive di cui dicevamo prima. Quindi io unisco due vantaggi che hanno alla fine un risultato sinergico, cioè posso pensare di fare meno biopsie
e di farle alle persone che ne hanno maggiori necessità, e le faccio con minor numero di prelievi nelle zone, in zone precise. E tutto questo grazie a una nuova apparecchiatura. Quindi, vede che prima dicevo, abbiamo bisogno di tecnologia. Certo. Questa tecnologia fa la differenza, perché oggi come oggi, se non facciamo questo, la nostra popolazione, che non è una popolazione di gente che non ha possibilità di leggere e di informarsi, nel giro di poco non ci considererà più. Quindi dobbiamo dare anche alle nostre latitudini la possibilità a chi ha bisogno di avere il massimo della prestazione sanitaria. Questo, e questo è l'obiettivo è questo il nostro primario. Obiettivo. Sì. Bene, e Fano e Pesaro e Marche Nord su questo aspetto taglieranno il nastro per primo, ne siamo contenti, sì. E quindi ci sarà un ulteriore servizio a disposizione della cittadinanza e dell'utenza che qualifica ancora di più e, come avete sentito dalle parole del dottor Beatrici, ottimizza l'intervento. Abbiamo parlato anche dell'attività ambulatoriale. È un'attività ambulatoriale, quella dell'unità operativa di urologia, importante. Guardiamo il cartello che abbiamo presentato, quello B, dove è riassunta un po', naturalmente questi sono dati registrati al CUP, 9.000 e passa insomma, interventi e attività ambulatoriali, su Fano 5.500 e passa, a Pesaro 3.800, ma abbiamo capito il perché e adesso scenderemo nel particolare. E qui vedete snocciolati i numeri di maggior impatto, sono tantissimi di più, però 2008 quelli di visita generale, cateterizzazione 1.157, cistoscopia 1.533, anamnesi brevi 905 e uroflussometria 940. E, insomma, Fano, dottor Parri, insomma, lei è uno che a Fano passa diverso tempo. Abbastanza. Sì, diciamo che sono numeri importanti, come si è visto e come si vede. Penso che sia importante per la popolazione, per i nostri utenti, capire che cosa facciamo tutti i giorni e come sono divise i tre presidi riguardo alle nostre attività. Essenzialmente a Fano abbiamo un'attività ambulatoriale che si svolge prevalentemente nelle ore della mattina. Tutti i giorni sono presenti due medici, dal lunedì al venerdì, e un medico il sabato mattina. In queste ore abbiamo attività ambulatoriale, quindi visite, prime visite, controlli, cateterizzazioni, sostituzioni di tutori ureterali e quanto ce ne sia bisogno. In più abbiamo tutta quella che è la diagnostica, come diceva prima il dottor Beatrici. Quindi abbiamo sedute di cistoscopia, due sedute settimanali, abbiamo due sedute di biopsie prostatiche in regime ambulatoriale e abbiamo l'ambulatorio di urodinamica, in cui vengono eseguite sia gli esami urodinamici cosiddetti completi, sia le uroflussimetrie, di cui poi parleremo in dettaglio certo. Successivamente. In più abbiamo due sedute di day surgery, in cui abbiamo una media di 15-16 pazienti settimanali, in cui viene svolta tutta quell'attività chirurgica che fondamentalmente ci consente di operare e di mettere il paziente in giornata. Mentre la media alta intensità viene svolta a Pesaro, dove abbiamo 20 posti letto, con, non so se è stato detto precedentemente, ma numeri importanti, 5 sedute di attività endoscopica settimanale, 2 sedute di chirurgia open, da non dimenticare anche l'attività pomeridiana, cioè a Pesaro abbiamo una copertura della salute del paziente, 8-20 con almeno due medici presenti per le 12 ore diurne, e chiaramente fa capo anche una reperibilità notturna con due medici a disposizione. Quindi sono numeri, direi, molto importanti. A Muraglia facciamo ambulatorio, come ha detto prima il dottor Beatrici, il giovedì e il sabato. Questo per dare delle indicazioni ai nostri utenti, no? Per sapere cosa troviamo. Per esempio, da non dimenticare tutta l'attività del pronto soccorso. Certo. Consulenze di pronto soccorso sia a Fano che a Pesaro vengono svolte durante la mattinata fino alle 14 a Fano, nel 8:20 a Pesaro. Quindi questo è importante anche per spiegare ai pazienti dove rivolgersi in relazione alle ore. Nei festivi, e concludo, l'attività è a Pesaro. A Pesaro.
festivi, sono i festivi. E avete anche dei vostri 20 posti letto, uno che tenete lì pronto per il pronto soccorso, giusto, dottor Beatrice? Che è lì per chiaramente garantire l'emergenza urgenza. Certo. Allora, vediamole le indagini strumentali che si svolgono qui a Santa Croce a Fano. Guardiamoci insieme questa clip che abbiamo registrato proprio nell'ambulatorio di urologia qui a Fano. Guardiamolo insieme. Noi ci troviamo nell'ambulatorio di urodinamica, siamo a Fano, e in questa stanza vengono eseguiti esami importanti perché servono a caratterizzare dal punto di vista funzionale il paziente con problematiche urologiche, che possono essere problematiche legate ad una difficoltà di svuotamento della vescica, secondarie o comunque prodotte da un'ipertrofia prostatica, da un aumento di volume della prostata, ma potrebbero essere anche problematiche legate a patologie neurologiche importanti, pazienti con esiti di traumi spinali piuttosto che esiti di accidenti cerebrovascolari, ictus, emorragia cerebrale. In questa stanza noi possiamo, con queste apparecchiature, capire che cosa succede nel momento in cui il paziente va a far pipì a casa propria, nota un problema e ci chiede che problema è. Ecco, qui noi riempiamo artificialmente la vescica, misuriamo le pressioni che all'interno della vescica si ingenerano a seguito del riempimento della stessa con soluzione fisiologica, con acqua sterile, e poi il paziente viene invitato ad orinare dentro un water artificiale collegato anche questo ad un computer. E come dico sempre ai miei pazienti, viene fuori una specie di elettrocardiogramma di come fa la pipì. E questo tracciato alle mie spalle vi indica proprio una curva uroflussometrica relativa a un paziente che orina in questo water. La minzione viene registrata e al termine della minzione si controlla ecograficamente nella stanza attigua a questa la presenza o meno di un ristagno di urina in vescica. Avere questi due parametri a disposizione, cioè come urini, quanto urini e se vuoti tutto o rimane qualcosa nel serbatoio dell'urina, cioè nella vescica, è molto importante per avere un'idea di come sta funzionando il basso apparato urinario. E tutto questo può essere fatto in questa stanza. Abbiamo altri ambulatori, dicevo, quella stanza attigua, questa è una stanza dove abbiamo un apparecchio ecografico importante, un ecocolor Doppler, e nelle altre stanze vicine abbiamo una sala dove si eseguono biopsie prostatiche, ancora una volta ecoguidate, e un'altra sala dove facciamo cistoscopie, quindi esami diagnostici che consistono nell'entrare dentro la vescica con degli strumenti provvisti di una telecamera, provvisti di una fonte luminosa, che ci permettono quindi di illuminare l'interno della vescica e andare a cogliere anche i più piccoli dettagli all'interno della vescica. Dottor Parri, se non erro, 940 esami erotti, insomma, quindi insomma non sono pochi. Non sono pochi. Perché è così importante? Se possiamo brevemente capire questo esame che viene fatto a Fano. Brevemente, è stato già ben spiegato dal dottor Beatrice nel video, in maniera pratica, in pochi minuti riusciamo a dare grosse spiegazioni e indicazioni al paziente. L'esame urodinamico è indicato sia nel paziente neurologico, inteso come un esito di un trauma, per esempio, oppure un paziente con malattie demielinizzanti. Un esempio classico che trattiamo abitualmente è il giovane paziente con la sclerosi multipla che ha delle difficoltà minzionali. Abbiamo fatto anche io personalmente delle diagnosi, o comunque sospettato una sclerosi multipla grazie all'esame urodinamico. Quindi un grosso capitolo è il paziente neurologico con la vescica neurologica. Nella donna viene studiata soprattutto quella che è la presenza o meno di incontinenza e la sua diversificazione, perché bisogna spiegare bene che tipi di incontinenza diverse hanno poi terapie diverse. Nell'urgenza, a grosse linee, la terapia è di tipo medico, nell'incontinenza da sforzo è una terapia di tipo o riabilitativo o chirurgico. Ultimo grande capitolo, in due parole più sinteticamente possibili, è quello nell'uomo. Si studia la patologia ostruttiva, quindi l'eventuale presenza di un'ostruzione cosiddetta uretrocervicale, quindi che va dal collo vescicale fino al meato uretrale, comprendente una stenosi uretrale o un'ipertrofia prostatica nella maggior parte dei casi, oppure viene fatta una diagnosi differenziale importante, perché anche qui
decide la diversità terapeutica successiva su un'eventuale ipocontrattilità vescicale, cioè quando il problema non è l'ostruzione a valle dettata dalla prostata, ma proprio la vescica che non ha la forza di vuotare la vescica. E questo è fondamentale per noi da un punto di vista chirurgico, cioè se è la vescica che non ha forza di spingere, il paziente viene sottoposto a un intervento chirurgico e rischia di non risolvere il suo problema. Quindi ha un'importanza nella diagnosi differenziale di notevole livello. Di notevole livello e di notevole importanza. E allora la pubblicità incombe, noi come sempre facciamo un piccolo break, ma ritorniamo subito con Missione Salute Marche Nord e i medici del reparto di urologia, ora unità operativa, ma insomma comunemente per tutti insomma, il reparto. A fra poco, pochi minuti e poi torniamo e spazio alle vostre telefonate. Eccoci qua di nuovo, ben ritornati qui nello studio di Missione Salute, istruzioni per l'uso. La pausa pubblicitaria è servita anche a insomma, agevolare le vostre telefonate, ce ne sono tante. Noi vi facciamo vedere l'ultimo filmato che riguarda, come vi ho annunciato in inizio di puntata, la sala operatoria. Il cuore pulsante di ogni reparto di chirurgia. Allora, fiondiamoci subito, senza indugio, nella sala operatoria del reparto di urologia. Guardiamo insieme le dotazioni di questa sala operatoria. In questo momento siamo nella sala endoscopica, dove la stragrande maggioranza dell'attività urologica endoscopica viene svolta. Abbiamo in questa sala la possibilità di operare pazienti con tumori alla vescica, con ipertrofia prostatica benigna, pazienti con calcolosi renale, sia con accessi percutanei, quindi direttamente attraverso la parete dell'addome dentro il rene, oppure risalendo attraverso le vie naturali, come nel caso dell'intervento che fra poco sarà realizzato. Alle mie spalle vedete una colonna, un video laparoscopica che viene utilizzata per le procedure endoscopiche e che è anche una colonna particolare perché ha la possibilità di consentire l'esecuzione di indagini che vengono dette a luce blu per i tumori superficiali della vescica. Ed è una colonna che noi abbiamo acquistato qualche anno fa e che ci ha permesso di fare di questo tipo di diagnostica e anche di terapia un elemento in qualche modo caratterizzante e differenziativo rispetto ad altri contesti urologici anche marchigiani, ma non solo marchigiani. Oltre alla colonna video di cui vi dicevo poc'anzi, abbiamo ancora più dietro uno strumento laser che utilizziamo per la frantumazione dei calcoli sia all'interno del rene che all'interno della vescica, e questo può essere eseguito senza fare alcun forellino al paziente, utilizzando quelle che sono le vie naturali del paziente. Il laser che può essere utilizzato anche per fare trattare tumori della vescica, che può essere utilizzato per trattare stenosi uretrali o ureterali, cioè restringimenti delle vie naturali attraverso le quali avviene il deflusso dell'urina dall'albero urinario verso l'esterno. E poi abbiamo apparecchiature ancillari che sono indispensabili per l'esecuzione di interventi sia per calcolosi che alle volte anche per neoplasia dell'alto apparato urinario, mi riferisco ai tumori che crescono dentro il rene, e sono apparecchiature radiologiche che ci consentono quindi di eseguire interventi che anni e anni fa venivano sempre eseguiti con una chirurgia tradizionale che prevedeva un accesso attraverso l'addome del paziente e che oggi invece possono essere eseguiti con strumenti dedicati, con apparecchiature che ci permettono di seguire quello che i nostri strumenti fanno sotto controllo anche radiologico, quindi con l'ausilio appunto di queste apparecchiature che sono qui alla mia destra. Ebbene, siamo entrati proprio nel mentre c'era un intervento, stavate eseguendo un intervento, quindi sono immagini dal vivo, come si suol dire. Quello è l'ambiente nel quale voi lavorate e operate. Adesso il dottor Beatrici ci ha portato due segmenti, li facciamo partire subito, così vediamo quella che era anche passata un attimino sullo schermo prima, un'immagine endoscopica. Sì.
Questa è un'immagine diretta. Sì, questa è un'immagine che mostra l'utilizzo di una guida che è stata, che avete visto poc'anzi entrare dentro un forellino, questa guida è risalita dentro il rene e sulla guida si fa correre poi uno strumento provvisto di videocamera che ci permette di esplorare all'interno le cavità renali. Questi filmati sono, ecco questo che vedete è un calcolo, non si vede benissimo, è un'immagine, il video risale qualche anno fa, adesso abbiamo strumentazioni addirittura molto più raffinate di queste che ci permettono di vedere ancora meglio. Comunque quella che state per vedere è la frammentazione di un calcolo all'interno delle cavità renali attraverso il laser, quella lucina rossa che in alcuni momenti sembra, ecco che vedete adesso, sì, colpire quel calcolino è la luce di puntamento del calcolo. Sì, quello che avete visto era un dettaglio che riguardava il video che avevamo presentato proprio sulle complicanze. Guardiamo anche l'altro così, sì, di seguito, così lo commentiamo. Sì. Questa è una resezione endoscopica della prostata. Mio amico una volta mi disse, se l'urologia fosse una fattoria, la gallina che fa l'uovo tutto i giorni sarebbe la prostata. Ecco, quella che vedete è la resezione endoscopica della prostata. Vi ho portato una delle cose più semplici da vedere in ambito urologico. Questo che vedete è il cosiddetto lobo medio della prostata. Quell'ansa, quella semiluna bianca, è l'ansa che viene percorsa da corrente e consente di portare via fettine la prostata progressivamente. Molti pazienti dicono, mi dà una raschiatina alla prostata. E io accetto qualsiasi definizione, purché ci si riesca a comprendere. Ecco, questo è quello che avviene durante un intervento di resezione endoscopica della prostata. Vabbè, effettivamente il gesto richiama un po', sì, no? Ma lo chiamiamo rastrello elettrico, in tutti i modi, anche se va molto la definizione di laser. Questo è il laser, va bene. Insomma, questo era un piccolo contributo che ci dava l'idea di che cosa fate. Ecco le telefonate, abbiamo la prima. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Benvenuto a Missione Salute. Grazie. Siamo qui. Posso parlare col dottore? È qui per lei. Ecco, io voglio sapere, io so una tumore alla prostata, maligno e non operabile. Ho fatto la radioterapia sulla muraglia, 55 sedute e non ho risolto niente. Poi sono stato un anno fermo, adesso sto facendo la cura ormonale. E mi ha detto che il medico che devo fare per 2 anni questa cura ormonale, e questo è il secondo anno, finito il secondo anno, cosa mi aspetto? Quello voglio sapere. Allora, grazie. Grazie, sì. Ho la sensazione che lei abbia fatto una radioterapia radicale per un tumore alla prostata che probabilmente, dotato di una certa aggressività, ha richiesto anche un'associazione con una terapia androgeno soppressiva, con una terapia ormonale, come dice lei. Probabilmente prende bicalutamide 150 mg al giorno. La durata del trattamento è previsto di 2 ma anche 3 anni, dopodiché potrebbe sospendere il trattamento, come le è stato già suggerito, e controllare l'andamento del PSA. Potrebbe essere potenzialmente guarito. Ovviamente lei ha detto che ha una malattia, che ha un tumore maligno. Tutto quello che lei ha fatto sicuramente non si fa per un'ipertrofia prostatica benigna, però ecco, lo standard al quale lei è stato sottoposto, standard terapeutico, è corretto, cioè radioterapia associata a blocco androgenico, antiandrogeno periferico, ripeto, per un periodo di tempo che può arrivare, secondo i dati più recenti, nelle forme aggressive anche a 3 anni. E poi follow up, poi si controlla il paziente. Bene. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Io vorrei fare una domanda alla dottoressa Gabrielloni. E qui? Visto che è un problema prettamente femminile. Soffro di cistiti ricorrenti, ormai croniche. Mi è capitato spesso di fare urinocultura e non trovare presenza di batteri. Ho sentito parlare di cistiti ormonali. Se è possibile questa cosa e in cosa consiste? Allora, diciamo che nella donna probabilmente, non so la sua età, ma lei sarà in menopausa per riferire delle cistiti di tipo ormonale.
La cistite delle volte nella donna in menopausa è causata da una carenza di estrogeni che ci predispone a una maggiore diciamo, possibilità di avere delle cistiti, perché la distrofia, quindi la secchezza vaginale, può portare a una maggiore possibilità anche di infezioni. Però il fatto che mi dice che ha fatto delle urinocolture e sono risultate negative, lei potrebbe però avere delle infezioni magari non di tipo batterico, e queste infezioni non batteriche si possono evidenziare solamente facendo dei tamponi uretrali e vaginali. Quindi se continua ad avere delle cistiti io le consiglio magari di fare dei tamponi, di fare un'ecografia anche renale vescicale se non l'ha già fatta, perché anche la calcolosi può portare a infezioni recidivanti. Oppure anche una valutazione ginecologica per vedere se è il caso di fare una terapia ormonale, anche locale a livello vaginale, perché sono tutte soluzioni che danno dei buoni risultati. Bene, prossima telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signora. Sono la signora Adriana, buonasera a tutti. Buonasera. Avrei un paio di domande. Già avevo accennato qualcosa alla dottoressa Gabrielloni qualche settimana fa quando andai in ambulatorio con mio marito. Gli chiesi che alternativa c'è al centro Niagara che non c'è più e potrebbe aiutare sul problema dell'incontinenza femminile. Il mio problema si è aggravato negli anni dopo tutte le radioterapie e ormonoterapie che ho fatto per i vari carcinomi. Ho comprato anche, come mi fu suggerito dal dottor Recanatini, intendo dire tutti i medici del reparto sono eccezionali, il dottor Recanatini mi suggerì di utilizzare anche i coni di Iolana. I coni di Iolana non riesco a sopportare neanche quello più leggero di 20, nel momento che scendo dal letto lo perdo. Il problema dell'incontinenza adesso è peggiorata. Io premetto che sono anche andata in menopausa perché mi hanno indotto alla menopausa. Che alternativa c'è oltre alla ginnastica che la dottoressa gentilmente mi ha spiegato in più occasioni come fare? Però è una cosa che dovrei fare tutti i giorni. Nel momento che smetto la situazione precipita in maniera spaventosa. Lei diceva dei pannoloni, effettivamente si va avanti con pannoloni, che non è piacevole per una donna come me, che sono ancora giovane, almeno mi ritengo ancora giovane. E che ginnastica, che altro, oppure da chi posso rivolgermi, se l'ospedale oppure urologia si avvale di fisioterapisti o di qualcos'altro che possa evitare dei farmaci, perché mi furono dati ma sono intollerante anche a quei farmaci lì. Grazie, scusate per le tante domande. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, grazie per aver chiamato. Dottoressa, sono un quadro abbastanza complesso. Articolato, complesso. Sì. Allora signora, intanto le consiglio di farsi rivalutare, perché i coni vaginali sono dei piccoli coni che vengono messi per poter effettuare una riabilitazione del pavimento pelvico, ma i coni si riescono, diciamo, a gestire solamente se la paziente ha una buona tonicità muscolare, altrimenti, siccome sono graduati in modo diverso secondo il peso, partono dai 10 grammi fino agli 80 grammi. Chiaramente lei mi dice, signora, che ha una problematica, ha fatto radioterapia, sicuramente ha una situazione un po' particolare e non facile da risolvere. I coni sicuramente, ecco, se non ha trovato beneficio dovrebbe magari ritorni innanzitutto da noi, perché noi collaboriamo anche con i fisiatri per effettuare queste riabilitazioni, e poi magari ne parliamo, perché ci sono anche nuovi farmaci, nuovi presidi, quindi bisogna che ne approfondiamo il discorso magari personalmente, visto la complessità. Comunque ci sono, sì, delle ci prospettive, sono soluzioni. Delle soluzioni. Sì, sì, sì. Okay. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Berluti Grazia. Io lo scorso anno, a maggio, sono stata operata dal dottor Beatrici, a maggio e a luglio. Uno, un intervento di asportazione di un rene molto grosso, di 2,5 cm, non so se si ricorda di me, e
nell'altro intervento a luglio per via endoscopica, insomma, secondo intervento. Io volevo solo ringraziarvi tutti e tre, sia Gabrielloni, Parri e Beatrici, perché siete stati molto professionali e molto umani, anche verso il mio caso, perché il dottor Beatrici che diceva che il mio caso era molto particolare per questi calcoli molto grossi. Quindi vorrei proprio ringraziarvi per la professionalità che avete avuto e la pazienza, e anche la caposala Foschi Cosetta, che è stata molto brava. Grazie, molto gentile. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Insomma, testimonianza dal vivo, insomma, di quanto, no, anche il rapporto umano, personale, professionale, alle volte possa garantire un decorso e un post intervento, insomma, perlomeno sereno e tranquillo in chi lo subisce. Certo. Questo ve ne rende sicuramente merito. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, una voce squillante. Buonasera, sì. Ivana, chiudi quella televisione un po'. Sono Gianni Mariano da Fano. Ti dica. Io c'ho un problema, che ho una ciste al rene destro di 7 centimetri e mi hanno detto che non è operabile fino a 10 centimetri. E poi mi alzo diverse volte di notte, 3-4 volte, per andare a urinare, mi brucia un po', dopo non più. Cosa posso fare? Grazie. Dottor Beatrici, allora. Se si tratta di una cisti semplice del rene di 7 cm, adesso ovviamente andrebbe vista la persona per capire se è un gigante o se è un omino piccolino, ma comunque 7 cm sono una dimensione ancora assolutamente contenuta. Il problema delle cisti renali semplici è fondamentalmente rappresentato dal fatto che crescendo occupano spazio e possono spostare il rene, spostare il fegato o la milza, a seconda che si parli di cisti del rene destro o sinistro, spostare i visceri circostanti, in alcuni casi creare difficoltà di scarico al rene. Ma tutto questo dovrebbe essere stato già definito nel momento in cui le è stata fatta diagnosi di cisti renale. Le dimensioni, i 7 cm, sono solitamente modeste per pensare di fare qualcosa. I 10 centimetri rappresentano una regola, se vuole, scolastica, ma anche qui una cisti di 10 centimetri ha un significato diverso a seconda che sia presente in un uomo alto 1,90 m che pesa 100 kg piuttosto che un uomo di 1,50 m che pesa 40 kg. Lo spazio all'interno dell'addome che occupa è diverso. Quindi diciamo che dire categoricamente fino a 10 centimetri non si opera e dopo sì è una semplificazione scolastica che però andrebbe poi, come correttamente deve essere fatto, valutata di volta in volta, cioè la terapia va cucita addosso al paziente come fa il sarto con l'abito, quindi va valutata. Sul fatto che si alza 3-4 volte alla notte, beh, faccia una visita urologica, probabilmente c'è qualcosa che non va o sta cominciando a litigare con la sua prostata. Io non so quanti anni lei abbia, signore, non so da quanto tempo ha questo disturbo, però la necessità di urinare spesso la notte è spesso uno dei primi disturbi che il paziente con una comune, banale, inevitabile ipertrofia prostatica legata al passare del tempo può manifestare. E quindi insomma si necessita un approfondimento. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Marisa. Volevo chiedere al dottor Beatrice una domanda su mio marito. Un anno fa ha fatto la prostatectomia radicale, la paroscopia di un robot in Ancona. Ora si guarda solo col PSA se va tutto bene. Io volevo chiedere se c'è qualcos'altro da fare per vedere se va tutto bene, insomma. Sì. No, non c'è altro da fare. Un intervento di prostatectomia radicale per tumore alla prostata, indipendentemente dalla tecnica con la quale viene operato, il fatto che sia stato operato con tecnica robotica non aggiunge nessun valore dal punto di vista oncologico e direi nemmeno funzionale a chi è stato operato di prostatectomia radicale con tecnica open, cioè tradizionale, ma comunque al di là di questo aspetto
dopo un intervento di prostatectomia radicale per tumore, il follow-up, cioè il controllo, è affidato esclusivamente al monitoraggio dei valori del PSA, con una cadenza che è inizialmente trimestrale e poi si può allungare col passare del tempo a periodi di osservazione più lunghi. Ma non è necessario fare altri esami. Se il PSA rimane fermo a 0, 0,02, che è il rumore di fondo del laboratorio analisi, può stare tranquilla, non ci sono motivi di allarme. Il problema va valutato con attenzione nel momento in cui si ha viceversa una crescita dei valori del PSA. Bene, e questa era l'ultima telefonata che ha attirato un po' anche la prossima domanda che volevo fare al dottor Beatrici, insomma a voi tutti, le nuove frontiere, un po' la signora ha accennato alla robotica, insomma, però noi abbiamo parlato della fusion che è un'altra cosa e che lì c'è un bel salto di qualità. Sì. La robotica aggiunge qualcosa, non dice allora, niente, toglie qualcosa? Sì, facciamo anche un po' chiarezza, perché poi ci sono anche nel vostro campo le mode, i vezzi, insomma. Certo. Chiariamo. Dal punto di vista della possibilità di curare un paziente con cancro alla prostata, la tecnica robotica non aggiunge nulla alla tecnica tradizionale, ma fa lievitare i costi. Anche dal punto di vista funzionale non ci sono significative differenze. L'unica differenza che le ultimissime revisioni della letteratura scientifica sottolineano è una possibilità di avere una preservazione dell'erezione del 5% superiore alla tecnica open rispetto con la tecnica robotica. Ovviamente parliamo di pazienti che sono attivi, sessualmente attivi, preoperatoriamente. Come dire, può aver senso pensare ad una chirurgia robot assistita nel paziente sessualmente attivo, quindi giovane in linea di massima, prevalentemente giovane, che così ha quindi desiderio legittimo di continuare ad avere un'attività sessuale anche dopo l'intervento. Mi riferisco alla capacità di avere un'erezione. Consideri che operarsi di prostatectomia radicale non significa compromettere la propria capacità di erezione. Operarsi di prostatectomia radicale significa accettare spesso l'idea di doversi aiutare con farmaci nell'ottenimento di quell'erezione che prima dell'intervento poteva essere più facilmente ottenibile in risposta a quello che semplicemente poteva essere la risposta ad uno stimolo, a un desiderio sessuale. Ma dal punto di vista oncologico, dal punto di vista funzionale, differenze sostanziali non ce ne sono. Detto questo, vorrei avere il robot, perché il robot comunque è un passo avanti di tecnologia, noi tutti vorremmo poterlo avere, anche perché molta gente cerca la soluzione robotica, vabbè la signora è andata in Ancona, ok, sono tutti colleghi, io vengo da Ancona, noi tre abbiamo studiato in Ancona, quindi ci fa soltanto piacere sapere che Ancona ha il robot, però credo che ci possa essere spazio per avere una robotica anche a Marche Nord. Ne sono convinto. Per rispondere comunque a questa esigenza, a questa fetta di popolazione. Però sulla percentuale è stato chiarissimo e questo sicuramente nulla toglie a quello che voi fate in questo momento e appunto perché nulla toglie a quello che voi fate in questo momento, che insomma ce l'ho qui la comunicazione, la stringo orgogliosamente nelle mani, ma penso che voi lo sappiate meglio di me, il vostro reparto, l'urologia di Marche Nord, ha ricevuto da un ente, super parte, sicuramente non tacciabile di faziosità, un bel riconoscimento, un bollino verde, parliamolo, diciamolo, perché quando insomma tagliamo i traguardi per primi bisogna dirlo. Che cos'è, dottor Beatrici? Sì, abbiamo avuto il piacere di leggere su internet che la nostra urologia ha il più alto numero di interventi per neoplasia vescicale delle Marche e questo è un dato che è riportato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità come elemento caratterizzante la qualità della prestazione erogata, cioè l'equazione è semplice, più operi più sei in grado di affrontare quel tipo di patologia con risultati adeguati e siamo stati identificati come il centro a maggiore attività per il tumore della vescica di tutte le Marche. Quindi questo è, se poteva essere indicativo di sicuramente e foriero anche di,
di una performance maggiore in termini insomma, di remissione, in termini di ottimizzazione degli interventi, questo è sicuramente qualche cosa che aggiunge, se ce ne fosse stato bisogno, un plus in più a Marche Nord e alle strutture che abbiamo a disposizione nella nostra provincia. Bene, questo era quanto. Il tempo è tiranno, noi siamo in chiusura di puntata, vi lascio appunto con questa chicca, con questa perla che riguarda appunto il reparto che abbiamo tenuto ospite qui a insomma, Missione Salute per questa puntata in diretta. Tante le telefonate anche questa volta, vi ringrazio per il vostro contributo che ci permette anche di estrinsecare delle problematiche, dei concetti che magari nelle nostre disquisizioni non vengono fuori. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è a giovedì prossimo, parleremo di radioterapia, ci sarà un altro dirigente che è a capo di un'unità importantissima, quella appunto di radioterapia, Faisal Bunkeila sarà qui nei nostri, nelle nostre sedie su Missione Salute, quindi se avete domande a riguardo preparatevele. Intanto grazie dottor Beatrici, grazie dottoressa Gabrielloni, grazie dottor Pari per essere stati così esplicativi e così insomma empatici anche verso chi ci sta ascoltando. Da parte mia la più cordiale buonasera, grazie per essere stati con noi. Si chiude qui Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. A giovedì prossimo.